Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ora vi faremo vedere come installare la CyanogenMod 10.1 su questo Galaxy Ace. Per prima cosa dobbiamo cancellare i file della vecchia ROM, quindi andremo su Wipe Data Factory Reset. Selezioniamo e confermiamo con Yes. Ok, una volta fatto dobbiamo cancellare anche il cake della partizione, quindi Wipe Cake Partition, che è praticamente sotto a l'altra, ecco, Wipe Data Factory Reset. E per ultimo andiamo su Advanced e cancelliamo la Valve Cake con la seconda opzione, confermiamo come prima ed abbiamo fatto. Ora siamo pronti ad installare la CyanogenMod 10.1, quindi ci basterà andare su Install Zip from SD Card, Show Zip from SD Card, la prima opzione, e selezioniamo la Full Cooper Jelly Bean Beta 1, che ovvero è la nostra CyanogenMod 10.1 ottimizzata da uno sviluppatore. Attendiamo qualche istante e poi ecco, avremo la CyanogenMod installata. Bene, una volta fatto, ovviamente ci dirà Install from SD Card Complete. Ora però dobbiamo installare le GAPS come ultimo passaggio, perché altrimenti non avremo le applicazioni come il Google Play e le altre applicazioni Google. Quindi non potremo utilizzare il telefono al massimo. Allora, andiamo sempre su Choose SD from SD, cioè Choose Zip from SD Card. Ora selezioniamo il GAPS Jelly Bean. Confermiamo, andiamo su Yes e confermiamo. Bene, attendiamo. Qui la procedura sarà un po' più rapida, mentre lo zip pesa di meno. E ora così dovremmo avere la CyanogenMod 10.1 anche sul nostro Galaxy Ace in modo ovviamente non ufficiale, ovvero tramite, grazie a questi sviluppatori che dobbiamo ringraziare. E per ultimo adesso andremo nuovamente a dare un Wipe Data Factory Reset in modo da fare adattare ovvero la nuova ROM, in modo che installa ora le directory, quelle di base della nuova RAM. Ora siamo pronti per riavviare il sistema, quindi clicchiamo su Reboot System Now e attendiamo il riavvio. Ed ora così siamo pronti per gustarci la nostra CyanogenMod 10.1. Ecco, come vedete l'ha presa già, abbiamo un bot animation nuova. Bene, abbiamo addirittura siamo sull'originalità in quanto abbiamo il logo ufficiale della serie dei telefoni Nexus di Google. Se per chi non lo sapesse, è il logo che troveremo su Galaxy, sì, sul Galaxy, su Nexus 4, Nexus 10 e sugli altri della serie Nexus, altri telefoni, come anche dimenticavo il grande Galaxy Nexus. E dopo una lunga attesa, finalmente siamo arrivati al wizard principale. Bene, qui ora dobbiamo scegliere la lingua, ma in automatico già ci ha riconosciuti che siamo italiani. Tocchiamo su avvia. Ok, ora ci dovremo collegare alla rete wifi. Ecco, abbiamo il nostro bel modem. Io però mi collegherò con il pulsante VPS, quindi ecco, pulsante di comando VPS e ora vado a collegare. Bene, detto fatto, si è connesso. Ok, ora entriamo con il nostro account Google. Segniamo quindi DJ Eric. Vedete come vibra questa tastiera? Beh, però prima permettete, voglio disattivare la vibrazione. Devo dire abbastanza fluida, eh? È la prima volta che lo utilizzo questa ROM sul Galaxy Ace, che prima d'ora non ho avuto la possibilità di smanettarci su e ora sto facendo visto che posso. Benissimo, siamo entrati, ora sì, comunque mettiamo avanti, 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 sì, ripristino l'account che vedi che mi devi ripristinare. Sì, ok, andiamo avanti, accettiamo tutte le cose di Google. No, io non sono punto Enrico, sono Enrico e punto. Ok, il telefono è configurato e ora possiamo andare a zappare. Sì, ok, la solita schermata di della Giovanni, comunque ovvero della ROM, cioè della di Android 4.2, ci dice personalizza la schermata home. Devo dire reattività abbastanza buona, ecco. Naturalmente è un telefono di fascia bassa oramai. Comunque sì, dicono che c'è anche il Project Butter effetto burro. Però vedete, ecco, quindi
Ma direttamente a destra, devo toccare prima su widget e poi posso scorrere i widget. Dai, devo dire che l'utilizzo è buona come ROM. Adesso mi ha toccato su Google Turk. Comunque, ragazzi, poi farò una recensione più accurata. Ecco, abbiamo anche il menu classico di Android 4.2. Andiamo a vedere i dettagli. Comunque, molto fluida, guardate, molto meglio della stock sicuramente. 4.2, ecco, di MacLow è la ROM. Facciamo il triplo tap ed ecco Jelly Bean. Comunque sì, come vi dicevo, farò una recensione su questa ROM più approfondita e ora vedrò anche un attimo di ottimizzarla e di capirla un attimo per vedere cosa posso migliorare. Beh, ora quindi vi ringrazio per aver visto il mio video e se vi è piaciuto spolliciate in su e ciao e alla prossima guida.